Sei comuni su nove della costa teatina hanno ottenuto la bandiera blu, il riconoscimento assegnato ogni anno dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale per la qualità delle acque e dei servizi offerti. La bandiera blu sventolerà sulle spiagge dei comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossa Cesia, Basso e San Salvo. È evidente, dichiara il presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio, che siamo in presenza di una sfida vinta per quel che riguarda i parametri e gli obiettivi fissati dalla FEI. Credo che anche per questa edizione la qualità delle acque di balneazione, ma anche la pulizia delle spiagge e l'eccellenza dei servizi offerti ai turisti abbiano giocato un ruolo determinante. Dietro un riconoscimento come la bandiera blu c'è sempre un lavoro portato avanti in silenzio, per anni, un patrimonio che va conservato nel tempo. La provincia di Chieti continuerà ad impegnarsi, ha concluso Di Giuseppe Antonio, per sostenere tale sforzo a livello di promozione del territorio e delle sue tipicità, con l'obiettivo che la bandiera blu possa sventolare in tutti i nove comuni della costa chietina, contribuendo a far crescere economia e turismo su cui puntiamo per creare benessere e occupazione. E da Legambiente arriva un monito alle amministrazioni comunali: difendere il turismo di qualità e rinunciare a svendere le spiagge. L'associazione invita gli amministratori dei comuni costieri a firmare un appello sul proprio sito web per impedire la svendita delle spiagge, che di fatto si profila con l'attuazione del decreto sviluppo, nel punto in cui prevede la concessione dell'area demaniale ai privati per 90 anni. Chiediamo ai comuni di prendere una posizione forte, ha dichiarato il vicepresidente di Legambiente Sebastiano Venneri, e di stare davvero dalla parte del turismo di qualità. Il decreto del governo invece, ha proseguito, va esattamente nella direzione opposta, poiché salvaguarda solo l'interesse dei gestori degli stabilimenti e degli speculatori edilizi. Legambiente ricorda che questo decreto prevede la concessione delle spiagge per un tempo lunghissimo senza alcuna gara o controllo e che attraverso il diritto di superficie si potranno aggirare le normative di tutela, legalizzando persino costruzioni abusive e aprendo le porte a nuove edificazioni nella fascia dei 300 metri dalla battigia.